c'è Ricci? Ricci? Ricci! 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 Andiamo de volno, ma che sei sordo, andiamo! Pazienza e vedremo di sistemare tutti quanti. Io sto qua per questo. Vedremo un po' quello che si può fare. Ari, c'è il posto? È il posto? Attacchino. Te la presenta al centro affissioni. Gli dai sta carta e te porta il libretto. C'è niente per noi. Mannaggia la miseria, oh. E qua? Per noi? Ci sono due posti per tornitori, ma qui i tornitori non ce ne stanno. E se non sono tornitori devo seguire a stare qui a fare la muffa. Oh, e che puoi sfogare con me? Ari, ricordati di portare la bicicletta. Ci vuole la bicicletta. C'è stato pure lì, no? La bicicletta? Ce l'ho e non ce l'ho. Subito, no? La posso avere fra un po' di giorni? No, ce l'ho subito, se no non te viro. E non è uguale. Sti primi giorni faccio il servizio a piedi. Parliamo se chiaro, Ari, ce l'hai o non ce l'hai sta bicicletta? Se non ce l'hai bisogna dare il posto a un altro. Ce l'ho io la bicicletta. E che ce l'hai solo tu la bicicletta? Ce l'ho pure io. Ma tu sei muratore, sei di un'altra categoria. E cambia la categoria. Ma non so. Allora, Ricci, sta bicicletta c'è sta o non c'è sta? C'è sta, c'è sta. Stamattina mi presento. Oh, non fa ma coglionasse. Se non ti presenti con la bicicletta non c'è niente da fare. E che sto aspettando altri due anni? Mi presento con la bicicletta, non c'è da fare. Mi presento. C'è, Cataldi. Eccomi. Ma la vale per due giornate al cantiere del tufello, se te va. Ma no, a capo non me va, ce l'avevo subito. Ma che, ve li posso fabbricare io li posti? Mari. Mari. Che è successo? Ma dimmi se non so disgraziato. Che c'è tu? C'è il posto e non lo posso fare. È il posto? Senti, guarda che non ho capito bene. Che hai detto? Fermi, tanto, fermi del momento. Senti, che hai detto? C'è il posto? È buono pure, municipale. E beh, se rimedi, Antò. Che non si può rimediare? A che te vuoi rimediare? Ci vuole la bicicletta, subito. Se non mi presento subito, il posto se lo via un altro. Che si può fare allora? E che vuoi fare? Buongiorno, signora Ricci. Buongiorno, signor. Non te la dovevi impegnare sta bicicletta, Antò. E che te magnavi? State zitto. Mannaggia a me quando sono nato. Che fa sentire? Vi ha voglia di buttarsi al fiume? Vi ha voglia. Ma che fai? Se può dormire pure senza lenzuola, no? Sono di lino, lino e cotone, roba buona. Roba di corredo. Sono usate. Quattro sono usate.
2 sono 9. Quanti pezzi sono? 6, 3 matrimoniali e 3 alla piazza. E 3? 7.000. 7.000? Non si potrebbe fare un po' di più. Sono usati. Beh, metti dentro sta roba. 7.500. Nome? Ricci Maria. Palmelaina. Scala H, interno 1. Interno 1. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Uno, due, tre, quattro, cinque. Grazie. Buongiorno. È la bicicletta. Sei mila e cento. Perché? Interessi, siamo a 31. Ecco. È una Fides, vicino a quella rossa. Ce lo so. Dov'è il capo ufficio? Sta là. Se la cava ora. E posa sta bicicletta. Scusi. Mi chiamo Ricci. Ricci Antonio. Mi manda l'ufficio collocamento di Valmelaina. Prendi servizio domattina, vai in magazzino e fate dalla roba. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Addio. Domattina alle 3:15, hai capito? Non dove? Com'è andata? È andata bene. Hai dovuto aspettare Marimma tutta a posto. Che c'è qua? C'è lavoro pure per te. C'è da stringere il cinturino del beretto. Che me balla. Vieni qua, guarda un po'. Ognuno c'ha lo scomparto suo. Lo vedi quanto è grande? Pensa, prima davano pure le scarpe. Però la quindicina è buona. 6.000, più l'assegni familiari. E poi ci scappa pure lo straordinario, dai, Maria. Antò, che mi fermi un momento in via della Paglia? Che hai da fare? Niente, si tratta di un momento, devo passare da una che lavora. Da una? Sì, da una. Fermate un po'. Ma chi c'è sta qui? Te l'ho detto, quella. Faccio in un minuto. Ma chi? Ma vengo. Sbrigati, eh. È mio? No, è mio. Lo vedi che è mio? No, ma guarda che è mio. Dai, stiamo 5 a 3, stiamo 5 a 3. Portiere?
portiere. Portiere? Scusi, sta qui la Santona. La Santona? Sì, quella che vede. Non lo so. Proviamo al primo piano. Proviamo. Sta qui la Santona? Sì, porta in fondo. Ragazzi, ci guardi un momento. Sì, va bene. Passato febbraio, passato marzo, aprile. Ma quanto tempo è lì? È più di un anno. Me lo potevi portare da me? Come faccio a muoverlo? Che non si può muovere. Che devo fare? Quella sì e quella no. Dio mio, dammi la luce. Dammi la luce. Tuo figlio s'alzerà dal letto prima che le foglie cadano. Che vuol dire che cadono queste foglie? Vai. Vuol dire che il tuo figlio in autunno s'alzerà. Mari. Andiamo via di no. Mari. Dio. Andiamo, cammina. Ma che stai a fare? Ma niente, io ho da 50 lire. Andiamo via, via, non fa la scema. Mi disse che il posto l'avresti trovato. L'hai trovato e io voglio far dovere mio. Mo vengo dentro e gli dico quello che penso. Ma sì, vabbè, andiamo, andiamo. Ma è mai possibile che una donna come te, che ha due figli, la testa sulle spalle, debba pensare a ste fesserie, a ste imbrogli, a ste fregnacce? Io non lo so. E mo che fai? C'hai proprio i soldi da buttare via, te. Ma io non so che ti sei messa in testa. Che razza di donna. Ah, non te li puoi spendere meglio sti soldi? Beh, io sono riconoscente. E che me l'ha fatto trovare lei al posto? Ah, andiamo, va. Cammina su. Andiamo a casa, scema. Sbrigate, Bru, sono già le 6:30. Non si può pulirla bene, non ci si vede. Papà, hai visto che ci hanno fatto? Che ci hanno fatto? Una baccatura. Che ci vuoi fare? Magari c'era? No, non c'era, questa è una botta che gli hanno dato. Chissà come le tengono. Io gli avrei detto. Mica di parte della riparazione! Ma te vuoi sta zitto? Sì, questo zitto, io gli avevo detto. È pronto il berretto, Marie? Sì. Che ci hai fatto? Frittata. Fatte vedere. Ammaffede. So bello. Mi pare in poliziotto. Sta fermo, no, che mi fai male. Sta fermo. Ai, sta buono che mi svegli la ragazzina. Pietro, frittata.
dai una mano di gola. Così. Poi ci si affia il manifesto. Ecco qua. Poi un'altra mano di gola, leggera, leggera, in maniera che il manifesto viene stirato e senza grinze. Hai capito? Eh? Ah, ragazzi, perché se ce lasci qualche grinza, passa l'ispettore, se ne accorge, te mette la multa. Hai capito? Vedi, Ricci, per far sto mestiere ci vuole molta intelligenza. Ci vuole occhi e sbatti. Ecco qua. Andiamo. Vede Marini, ti saluto. Grazie. Ciao. Buongiorno. Monta, monta! Vai a pezzo, corri! Corri, dai! Corri! A verso il tunnel, l'ho visto io! Corri! Sbagliato, eppure ero proprio convinto che avessi preso d'altra parte. Vabbè, mo ricordino mai. Io i fa. Suggerire io che manco la conosco. Ma se ho dato
la matricola, i connotati. Capirai, ci vorrebbe tutta la squadra mobile solo per stare a cercare biciclette. Ma allora che la faccia a fare sta denuncia? Può servire. Mette che domani la trovi da qualche biciclettaio in mezzo alla via. Chiama un agente e sei in regola. Novità, brigadiere? No, niente, una bicicletta. Grazie, buongiorno. Allora mi devo arrangiare da me. Va bene così. L'hai fatta la denuncia? Va bene così. Buonasera. Buonasera. Lascia il tempo che trova. Qui ci vuole un grosso programma di opere pubbliche e in fondo anche oggi al comizio che cosa hanno detto? La stessa cosa. Da noi non ve potete aspettare miracoli. Noi stiamo sempre con gli occhi aperti. Restate zitti laggiù. E lui è. Appena c'è una possibilità di sistemarle, noi non la lasciamo passare sicuro. Lo so, avete ragione. L'essenziale è di trovarla lavorando. Quando uno lavora, cercavo, t'ho da parlare. Che c'è? M'hanno fregata la bicicletta. Te possi. Che non danno fregare? A Florida. Intanto che attaccavo. E come hai fatto? M'hai d'aiutare, io. La devo ritrovare sta bicicletta. È una parola. Sì.
scusa un momento. Ah, ma io non stammi a sentire, se no qui facciamo mezzanotte. Te sento, te sento. Se me volessi bene, veramente. Zitti tutti! Non mi facessi sfrugugliare da gente. Hai capito? Ho capito. Lo parli, gente, gente, gente. Ma faccio, ma che so scemo? Provate voi, che mo vengo. Mannaggia, la miseria. C'è rimane che Piazza Vittorio. Ma bisogna arrivare lì di notte perché bisogna essere i primi. I ladri se sbolognano subito le biciclette, mica se le tengono a casa. Non c'è che tentar lì. Anto. Maria. È vero. Non cominciamo con Lagni. Non sono venuta a casa apposta e non senti Lagni. Lagni? E chi fa Lagni, scusa? Non è mica la notizia di tutti i giorni. Hai fatto qualche cosa? L'hai cercata? Non pianga così. Mi pare una ragazzina, mi pare. Non è mica la prima che si ritrova. Di cambiare nel sellino e il manubrio. Ma quella surcata domani mattina c'è da sta. E sì, ci sta. Ci la riportiamo a casa, Anto? Sarà che stanotte dormirete un po' meno. Ma l'importante è che la ritroviamo. Stia tranquilla. Signorina, potrei avere l'onore di sapere cosa fa quest'oggi? Vado a passeggio con la mia amica. Ma non potrebbe venire a passeggio con me? No, perché c'è la mamma. No, così non va. O ve ne andate voi o ce ne andiamo noi. O si prova o si parla. Diglielo tu, Meniconi. Ma c'ha ragione, ora che deve andare. Ma che ci farete avete mai dopo queste prove? Abbiate fiducia. Vedete qualche cosa si farà. A domani, Baiò. Buonasera. Buonasera. Mi raccomando, signore. Buonasera. Se vuoi levare con quel carettino là in mezzo? Avete caricato là? A Baiò, sto qua. Ma vengo. Amico, via un po' qua. Via pure dei abbagonghi. A proposito, che marca era? Pizza, effettivo, le 0.235. Ma se può dire che la conosce meglio lui di me. Beh, meno male, almeno se dividiamo il lavoro, perché sai, qui smontano tutto. Abbagonghi, passiamo da sta parte. Anzi no, passiamo da quest'altra, che è meglio. Allora voi altri due vi occupate solamente delle gomme. Tu devi dell'aria e ragazzino le pompe e i campanelli. Anna, ma maschi. Fides, te la io fide. Ho capito. Ecco qua. Adesso guardiamo con la pazienza pezzo per pezzo. Quando l'abbiamo trovati tutti, poi li rimettiamo tutti insieme. Oh. Sveglio Pagù, sta in campana. Ecco qua. Qua c'è la verdura, ma a noi non ci interessa. Ma noi camminiamo così tra i banchetti da sta parte, senza far vedere che fanno le indagini, Camminiamo così, indifferenti. Eccomi, di voi si stanno sistemando. Ma vedi sì che roba li posso. Beh, che scommetto che hai trovato. Ma ci mangia il fegato io, figurati. Occupate solo dei campanelli delle pompe e nient'altro. Se trovi qualche cosa, fischia, perché ormai voi state qua, tu preghi con me. Andiamo, vieni. Apro, mi raccomando, sì. Se la troviamo faccio una pazzia. Andiamo. Bianchi 25.
Bianchi, 25. Non da buono, ma bianco. Cosa? Ne ha altro. Cara, questa è una macchina nuova. Sono tre giorni che l'avevo comprata. Dai, come no, sta nuova. Dai, ragazzi, fila, fila. Mi bagò, fides. Che stavo comprando? Adulto di mamma. Ma che faccia? Che c'è saluto Gallo Gallo? Sì, Gallo Gallo proprio. Ma che posto è tu? Ma lasciami fare che sono avvelenato stamattina. Lasciami lavorare, vedi dannate. Ma se ci stavo prima di te, ma che faccia? Allora vuoi litigare? Arrivare. È inutile che stiamo qui tutti quanti insieme. Anto, tu guarda delle rote. Bagonghi guarda i terrari e il maschietto le pompe con i campanelli. Io me ne vado per conto mio. Sì, vabbè, ma devo guardare solo il numero della matricola. E che ci fai col numero della matricola? Che te compri il numero? Non si compra il numero, ma va a vedere il numero del telaio. E se io lo voglio far vedere? Ora vado a chiamare la guardia e poi vedremo. E va a chiamare chi te pare, va. Ma perché? Che è roba rubata? A chi ha detto che è rubata? Voi ci avete l'obbligo di far vedere il numero a chi io lo vedere. E tu mi fai vedere il numero delle scarpe tue? No! E io non ti faccio vedere il numero della bicicletta mia. Ma che ci fa chi numeri? Ci giochi all'otto? No, non ci gioco all'otto. Proprio non lo voglio il campanello. Lo senti come sono bene mezz'ora che stai qui. Lo compri il campanello, eh? Lo vuoi? Di, quanto costa il campanello? 150 lire. Lo vuoi? Senti quanto fa bene, senti. Te lo compri. Tu hai fatto la denuncia e sei a posto. Fai vedere sto telaio. Andiamo via, leve questo sfizio, se può più un lavoro in pace. Te non ti fidi manco di me? 12 0 24, è la tua? No. Lo straccio si è sporcato. Ma non è questione di fidarsi. Un disgraziato che gli hanno rubato la bicicletta avrà pure il diritto di guardarlo. E guarda, chi è tuo prodigio? Ci si può anche sbagliare. Amico, a Piazza Vittorio c'è tutta gente onesta. Che? Ah! E là
passo, Beppe. Fides, ricordate le Fides. Che so. Quando stanno qui? È stata vicino ai carettivi. Ma sa che qui non c'è più niente da fare. È difficile. Vuoi qualche altra cosa? Abru, non te devi più muovere da me. Andiamo. Faccio accompagnare da lui a Porta Portese e noi rimaniamo qui, diamo una guardata ancora. Io dico che è meglio qui, casomai a Porta Portese bisogna andare a San Marino. Facci subito, va. No, ascolta, va con lui, va. Piano. Va. Qui te trovi subito carcerato. Con sotto la macchina e te ne accorgi. Ma guarda l'acqua che dieci. Guarda quanta le mani. È inutile tutte le domeniche da piove. Voglio bagnar fracche. Ja, weißt du, ich kann dir sagen, ich bin schon wirklich alles. Nicht der Franz? Ja. Scheißliche Sau, da haben wir wieder gehabt. Salzburger Schnürlregen ist nichts dagegen.
Centurino, dai. Per oggi è contento. Ma che ce faccio? Se vedevo. Ma che ce faccio? Scusate, vi volevo chiedere una cosa. Quel giovanotto che era con voi, ci vorrei parlare. Dove lo posso trovare? Quel giovanotto? Quello che era con voi, quello che se n'è andato in bicicletta. Perché? Che l'ho fatto? No, niente. Ci vorrei parlare per una cosa mia. C'ho una certa urgenza. Ma che vedevo dire? Non lo so, non lo conosco. Ma quel giovanotto che era lì, con voi, sotto l'arco. A voi, io giovanotti, a Porta Portese d'Arco. No, per qua. Io ci sto parlando, non devo andare e lasciami vedere. Io ci devo parlare. Ma lasciami vedere. Ah, ragazzi, fermi un po', vedi un po'. Guardate un po' che state, vedi. Un po' lo disgraziato va per i fatti sui, manco giù. Guardate un po', porco mondo. Prima delle 10, non lo sapete. E che ne so? Ma l'ho detto che era sempre aperto. Su, su, non perdete tempo. Andate, andate. Avete portato? Ci sono sempre in ricatto ad andare. Mi dovete fare la barba, mi dovete fare. La ricatta è per fortuna, molti l'hanno già fatta. La pensa, lo sapevo, finiremo per far tardi. Vede, signora, mi siano ancora quattro barbe e quattro capelli. Quattro barbe e capelli? Oh. Solamente i capelli? No, 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 per oggi basta. Signorina, e la minestra? Dopo, dopo, che le gavette bisogna... Chi è venuto qui per la prima volta sappia che le gavette vanno portate nel cortile. Ecco, dunque avanti, avanti, presto. Su, su, non perdiamo tempo. Bravi così, benissimo. E con questa palla è finita. Allineatele, allineatele, un po' di ordine.
e che poi non succeda come l'ultima volta. Ognuno dopo deve ritrovare la propria gavetta o il proprio bidone. Quasi quasi per fare la barba. Devi farti la barba tu? No. Allora vieni in chiesa. Tu vai in chiesa. Avvocato, ne ancora per molto? No, ho quasi finito. Ho questo. Ah, è questo. No, io no. Allora possiamo incominciare? Sì. Avvocato, qui no, per favore. Me devo far crescere il pizzo. Attacca a quest'altra parte. Presto, presto, reverendo. Il sacerdote aspetta. Lasci, avvocato, è troppo tardi. Sì, ci vorrebbe altro qui. Su, ecco, andiamo. Bambino, vieni. Dite tu sono gente. Sì che so bene. E se non me lo dici ti porto in quest'ora. Ma che ho fatto? Chi c'è che vedi qui? È da ripercorrere. Ma lasciami perdere, come si fa? È da ripercorrere le strade del dolore e della privazione. Tu me devi dire, dove stai, basta? Che ci rimetti? Mica ce l'ho con te. Anzi, sono disposto pure a darti qualche cosa. Che si mangia? Pasta e patate. Allora me lo dici? Guarda che se ti porto in questura è peggio, lì ci rimani. Dove sta? Beh, va via dalla campanella. Che numero? Mannaggia. La miseria, mi pare è il 15. Prendi ai miei benefattori. Allora me ci accompagni? Io? Sì, tu. Ma ci vuoi andare su? No, o me ci porti tu? O te ci porto io con le guardie, perché mi sono stufato da state qui a pregare. Hai capito, sì o no? Silenzio, silenzio. Se non state zitti vi faccio cacciare via dalla chiesa. Allora mi ci accompagni? Ma sì o no? Ma io non mi accompagno da nessuna parte, vedi, andate e lasciami. Ma tu che ci rimetti? E va, te ne fai messo via. Guarda che perdo la pazienza. Ma perdi la pazienza per dire che ti pare, che me ne frega a me. Te posso inammazzate? Via via. Te ci porto con le guardie, eh? Ma portami, ci portiamo che te sei in colla, che me ne frega a me. Au, lasciamo portare. Au. Bisogna che la pianti, sai, se non ti può vedere il diavolo con cannina. Andiamo, cammina, alza. Lascia vedere. Andiamo, cammina, non fa storia, eh. Ma lascia vedere. Io non vengo in sua parte, capito? Mo te faccio vedere. Ma che me fa vedere? Andiamo, cammina. Ma lascia vedere. Andiamo. Al
per Bione, mo farai via. Sì, vabbè, ma te ci accompagno io. Andiamo. La volta che vado a mangiare Cristiano. Li fermi. Ehi, dove andate? Non si può andare. Con questo qua, vado a fiamine. No, non è venuto nessuno. E poi non è ora. Ragazze, mettetene un po' di più lì. Ecco, così. Un po' meno in quell'altro. Ma insomma, si può sapere che cosa volete? Voglio uscire. È chiuso, di lì non si passa. La chiave c'era l'avvocato. E poi fatemi il piacere di non fare baccano. Perché qui siamo in chiesa, in chiesa. Bisogna... Volete andar via? Non è questo il conteggio da tenersi in chiesa. Venite via, venite via. Fermatevi. L'ho da trovare, è qui. L'ho da trovare. Siete venuti per la messa o per fare chiasso? Ma cosa volete, insomma? Io sto cercando un vecchio che era qui. Gliel'ho detto, dopo! L'ho da trovare! Ma dove state? Dove state? Lo vedi se c'è? No, cosa c'è? Chissà dove sta quella adesso! E piantala! Non sarà mica volato. Non sarebbe la strada a Napoli, a minestra. E stai zitta pure te. Se e mo che fai? Mannaggia. Anna, vuoi cammina? No, c'ho io. Anna, voglia via. No. Vuoi venire o non vuoi venire? No, non vuoi venire. Bruno. Anna, mo muovete. Ma guarda che razza di ragazzina, andiamo! No, perché mi avevi dato? Perché te lo meriti. Anna, mo cammina. No, non ce voglio venire, vattene via te. Va avanti, muovete! Sti impiccione. Io vabbè. Ho messo il socero. A casa io dico io a mamma. A casa fammi i conti. Tu aspettameli a conto, non te muove. Capito? Vado a cercare quel vecchio. Thank you.
Mettiti la giacchetta, che sei sudato. Mettila. Dai. Su. Sei stanco? Mette da sede. Tanto che vuoi fare? Adesso andiamo a casa. Mette da sede. Mangeresti una pizza? Annamo va. Morta ammazzato per morta ammazzato, ma chi ce lo fa fare sta qui a Tripoli? Annamo via. Non pensiamo a niente, ci ubriachiamo, va. Cameriere, prego, senti il signore là. Metto un litro? No, un litro è una pizza, qua pizza se ne fanno. Come non se ne fanno? E questa è una trattoria, mica una pizzeria. Beh, allora voglio mangiare. Magna? È che non magna. Cosa vuole? Vuoi la mozzarella e carrozza pure te? Si sta a fare. Due mozzarelle e carrozza e vino. Poi ci mangiamo queste due mozzarelle e a te te faccio portare pure il dolce. Sei contento? Una guardata che a te me l'è costata, sono da botta impressionata. Se, una guardata, se, l'impressione, se. Ma tu anna, mo chi è stata che ha cogliuto un buono di chi lo fa tenere lì, 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 con te. Infatti, come avete visto qua, tu pizzeri lì, lì, lì. Poi a me giro, Antonio, sempre lì. E che non bevi? Bevi, che si ragionamma, che sti fatta ci spiega. Se te vedesse tua madre che te faccio bere. A tu pasto no crano, crano cresce. Ma noi siamo quello che c'è da. C'è sempre grande che lo cascia. Se gira e vota se gira e vota se. La tua chiamma c'è un tuone, la tua chiamma per poggi. Chi lo fa tenere lì, 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 come che. Mi piace.
fare con gli straordinari è molto rotino. $12,000 di fisso. Ti scrivi un po' tu. 12,000 fisso. Più 2,000 di straordinari. Più l'assegni familiari. Fanno $800 al giorno. 800 per 30. Fa un po' il conto. Che vuoi di più? Meglio di così. E uno ci deve rinunciare. Io non ci voglio rinunciare. Capisci che bisogna ritrovarla. Perché se no non se magna. Che se può fare? I soldi hanno apposta contesse tutti i giorni. Perché dovremmo da ritrovare quelli là. Sì, quelli. Quelli non si fanno vedere più, là. Mica la ritrovavo con le candele di tua madre. Mica la ritrovavo con i santi. Su tutti i campi calcistici d'Italia le squadre si incontreranno per le partite in calendario. L'ansia dei tifosi è rivolta naturalmente al campionato di calcio di Serie A. Ecco le partite che verranno disputate oggi. A Roma, il Modena incontrerà la Roma allo Stadio Nazionale. A Bari. Ma io ho paura, non mi dica. Porta in fondo. Che voi credete che sia mia? Peggio di così. Ma io ho paura. Questo ragazzino, mi dispiace che senta. Che capisco. Maria, senza paura, deve dir tutto, come al confessore, e verrai. Magari fossi, santa Madonna mia. Quella sì e quella no. Semina in altro campo, mi intendi? Capisci cosa voglio dire? No, non capisco. Ma come fai a non capirlo, ragazzo caro? È così facile a capirsi. A che serve zappare se il terreno è ingrato? Zappi e non raccogli. Capisci? Veramente non ci capisco niente. Quella non te va bene, te la devi scordare. Sei brutto, figlio mio. Sei brutto. Ce ne so tante le donne al mondo. Tu zappa e semina in altro campo. Ti piace? Mamma, sei fredda? Buongiorno. 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 Papà, c'è poco! No, no, papà, c'è poco! Vengo del passo davanti. Scusi, signore, ma perché va? Scusate, qui bisogna rispettare i turni. Ma no, ci sono persone che sono due ore che stanno aspettando. Ecco, credo bene. Scusi, signore, ma perché non rispetti i turni? C'ho una certa fretta. No, va bene, anche noi abbiamo una certa fretta, se permette. Mi faccia la gentilezza, mi faccia passare. La gentilezza, tutti dobbiamo domandare le gentilezze loro qua dentro. Boni, che impegni, scusi. State buoni. Va bene, ma insomma, non è mica... Guardi, prima c'è questa signora. Poi c'è il maresciallo. State buono. Quello che è giusto è... Tanto, le servo a tutti. Quella sì e quella no. Dio mio, dammi la luce. Dammi la luce. Che vuoi? Che? E t'hanno rubato? La bicicletta. La bicicletta. E che vuoi che ti dica, figlio mio? Io posso dire solamente quello che vedo. Ascolta bene. O la trovi subito, o non la trovi più. Hai capito? O la trovi subito, o non la trovi proprio più. D'accordo? Subito dove? Io non so più... Che vuoi che ti dica? Non so che dite. Vai e cerca di intendermi. O la trovi subito, o non la trovi più.
Grazie. Buongiorno. Buongiorno. Adele, che c'è da dirmi oggi? Mio marito si embriaga sempre. Figlia, è una croce. Tu non gli dai i soldi. Che ci posso fare? Se li prende? Se li prende. Le signorine sono a pranzo. Quando è chiuso per tutti. Avete capito? E guarda un po', ma guarda. E mamma mia, un bambino. E non lo sapete che non si può entrare. Se ti pesco, vedi dove va. Esci di lì, esci che non si può entrare. E dove va? Vorrei sapere dove va adesso. Vieni via, vieni via, andiamo fuori di qua. Andiamo? E dove va, dove va? Ma la legge qua è uguale per tutti, avete capito? Andiamo. Che sta? Uno. Uno, dov'è? E che ne so io? Eccolo, dov'è? Alle scale. Senti, lì, non si può andare alle camere, non lo sai. Fuori. Lasciatemi stare. Ma scalzone, via. Ma lasciatemi stare. In sala da pranzo. Fuori, andiamo. Ma che, nessuno mi aiuta qua, fuori. Andiamo, fuori. Su, via di qua, via. Voglio parlare con quello lì. Ma chiama la polizia. E chi ti conosci? Poi te faccio vedere io se mi conosci. Anna, voglia fuori. Fuori, chiamatela questo, andiamo. Chiamate qualcheduno, fuori. Mari, che strilli, ho mal di testa. Voglio parlare con te. Con me? A te, lascialo aperto. E fiatela. A me voi? Sì, a te. Eccomi qua. No. Siamo, finitela. Tu prima mi devi ridare la bicicletta. E lascialo aperto. Te la metti giuste mani. Ho detto io, fuori di qua. E tagli da schiaffone. Ma la voglio che mi hai rovinato. A te, tagli da schiaffone. Mandalo via. Fuori di qua. Mi hai messo in mezzo a una strada. Sto mascherando. Aspetta, mandalo via. Va bene, fuori. Mi piace un po'. Vieni fuori con me, cammino. Signorina, ritiratevi voi. Andiamo. Via. Ma guarda un po', che guaio, eh. Venire a tormentare. Questa che è la prima casa di Roma. Io, che figura col commissario, sono via a sapere. Ma guarda un po'. Venite qua fuori. E non vi vedo più niente, non vi vedo qua dentro. Fuori. Parabutti, andiamo. Dopo che... Verde, tu mi devi ridare quello che mi hai preso. Ma che t'ho preso? Ma guarda un po'. Ma che t'ho preso? La bicicletta mi hai preso. Ma che bicicletta? Ma quale bicicletta? Mica sono ladro io. No, non te ne vai. Ma mo t'ammolla uno schianazzetto a pisciare il muro. Ma io t'ammazzo se non la tiri fuori. Hai voglia a strillare? Io non mi muovo da qua, tu la tiri fuori. Ma guarda un po' che mi da succede a me, un matto che mi da insultare. A me lo lascia andare. No, che e non lo lascia andare. Ma che ti è mai visto a te? Lasciami andare. Tu me lo comprometti. Io da qua non mi muovo fino a che tu non meritai quello che mi hai preso. Ma che t'ho preso? Sì, io non mi muovo fino a che tu non meritai la bicicletta. La bicicletta che mi ha fregato ieri a Florida. E chi c'è stava ieri a Florida? C'è stavi tu con sto cappello, c'è stavi. Stavi attestati. Sì, stavamo attestati. Se può accusare così la gente. Ma mettono l'occhiaio un'altra volta. E lasciami andare. No, che non te lascio andare. Hai capito che non te lascio andare? Ma che è vostro, grazie a tutto. Apri, Gesù. Ma mamma, non lascia andare. E tira giù ste mani, ieri stai ai mercati generali. E tira giù, sto bravi, state tranquilla, sono lì. Guarda un po' che sta facendo. Ma che sei matto? Ma quello è matto io. Dimmi un po', ti avrebbe fregato la bicicletta? Sì, mi ha fregato la bicicletta. Prima le baccaia tanto, sei sicuro di quello che dici? Ma come si so sicuro? E dove te l'avrebbe fregata? Vicino a Florida. Se sei tanto sicuro, perché non vai in questura? Che aspetti? Lo abita qua? E va in questura, smuovete. E andiamo a perdere, poco a me. E va, c'è che aspetti. Ancora sta qua. Andiamo, muovete. Va in questura, io sto qua, c'è niente da nascondere. No, tu non te ne vai, mica sono scemo. Hai capito che non te ne vai? E piantalo, non mi tocca, ma chi t'ha mai visto a te? Levatemelo davanti. Alfred, no, Alfred!
Guarda, è meglio che te ne vai. Hai fatto un bel capolavoro, ha fatto. Che quando si accusa qualcuno bisogna essere sicuro. Non si può mica accusare la gente impunemente. Attenti alla testa, che non batta la testa. Guarda, è meglio che te ne vai, che quando si accusa qualcuno bisogna essere sicuro. Perché a parte di essere gronchiato, c'è pure il pericolo della querela per calunnia. Andate via, se ne ammazzo! Andate via, se ne ammazzo! Meglio mio! Anima benedetta di mamma tua! Ma te ne voglio andare! Ma dica giusto, no! Prima di parlare, sei sicuro di quello che dici? Se sei così pregnone di fatta pregare la bicicletta, adesso fatta pregare pure il portafoglio e vieni qua a pacca gli assi. Ma che te musa di campare? I fiacchi, ma mette del cento! Non ce le danno, no! Non ce le danno, no! Quello della bicicletta. Ma che padre, no, la bicicletta. Che sta... Eccolo lì, sta a fare la commedia. A quale commedia? Non lo vedete, sto moraccio sta più dell'acchia qua. Sto qua, gliel'ho detto, va in questura, c'ho niente da nascondere. Che c'era lì contro il mio figlio è censurato. Tutti lo conoscono qua, tutti lo fanno testimoniare. Dice che c'ha il cappello da tedesco. E questo che te? Né tedesco. Andiamo, alzate su. Ma se non si commuove! Abbrigati, ma questa sta più all'ospedale che fuori. E allora ci accompagni lei, su. Ma per carità. È casa di brava gente la nostra. Venite. Venite. Io gli darei per querela per diffamazione. Ma che volete da quel ragazzo che l'ha fatto mai male alla mosca? Qui se fa presto, vedi. La casa è tutta qua. E c'è stato un quattro. Lui dorme qua. Guardate sotto al letto se ci sono le biciclette. Qui c'è stata mia figlia, un altro ragazzino e io. Oh. Invece deve venire a offenne. Dagli un posto a quel poveraccio che è tanto tempo che cerca di lavorare. Anima benedetta. Sono copertoni di mio cognato, una 1100 che c'aveva, affittava. Guardate, guardate sotto al letto, guardate se ci sono ste biciclette. Senti un po'. Hai nessuno che possa testimoniare? Io posso testimoniare. Ma tu? Vuole uscire un momento, signora? Parlate un'ora, due, tre, porta assai a me. Da solo ti puoi essere sbagliato. Sei sicuro di averlo riconosciuto? E come no? Sì che l'ho riconosciuto. Vieni qua. Guarda un po', vedi? Quelli sono tutti testimoni a favore suo. Perdi tempo e di queste storie ne vedo tutti i giorni. Ma l'hai proprio visto di faccia? Sì, l'ho visto mentre scappava. Di spalle, allora? No, ho fatto tempo a vederlo, perché... Sì. C'era gente? Sì, c'era. E non puoi citare nessuno come testimonio? Avevo altro da fare che pigliare il nome della gente. Ma che vuoi fare allora? L'hai visto proprio in faccia. Non c'è nessun altro che lo riconosca. Che vuoi fare? Puoi aver ragione, ma ti manca la prova.
E se per caso lui è innocente, so pasticci. Questi o li cogli sul fatto o trovi la refurtiva, se no non c'è niente da fare. Ma io gli spacco la faccia. Allora finisce che dovrei portare dentro te. Se sapesse che vuol dire per me sta storia. Vieni un po' qua. Mo che sto bene, sono pure disposto a venire in questo. Sei contento? Che ha trovato? Che ha trovato? Niente. Sono censuratovi. Come ti chiami? Alfredo Catelli. Poi fa la denuncia. È incensurato il mio figlio, è incensurato. Meglio che te lo faccio. Oh, faccia piano, ma che sei malato? Thank you.
entrambe va a Montesacro, aspettamela. Ma che sta a fare? Muoviti! Adesso, sino si appoggia al commissariato. Ci abbiamo io e Pasquale, e basta. Lascia sta, lascio bene. E non me la cico qui. Non voglio un picci, lascio sta. Buongiorno a tutti e grazie. Bella roba che insegna tuo figlio. Manca la vergogna. Sei fortunato che ha trovato quello lì. Ma se era per mettere ci portavo dentro. Vattene a casa che ti ha detto bene. Va, va. Tira, tira. È meglio che te ne vai, va. Lo ringrazio a Dio, va. Manna.